Salve proprio YouTube, bentornati su Shion, Neo Geo e Echo the Dolphin. Torniamo a Odalus, ci eravamo fermati qua da questo venditore qui. Eravamo arrivati a questo livello montano dove mi sembra di capire che ci siano più uscite e questa forza ascensionale, meglio lo chiamo così, insomma, con questa cosa che ci dovrebbe spingere in alto, ma non fa niente. Adesso abbiamo, come vedete, come dicevo, tre, anzi quattro, no, questo un altro, no, tre vie. Allora abbiamo questa qui, qui andando in alto non si può, ma penso che prima o poi ci si andrà. Questa è chiusa da una porta e poi abbiamo una a destra e una a sinistra. Se premiamo su, cosa succede? Dice che ci sono delle strane rune sulla porta. Probabilmente c'è un meccanismo che la sblocca, quindi quella per adesso è ferma. Dove andiamo? A sinistra o a destra? Provo ad andare a sinistra. Torniamo indietro, forse, non lo so. Cava di ghiaccio, Ale. Se ci stava sulle balle il ghiaccio che ci fa scivolare. Lo sapevo, questi sono blocchi che si stuggono con le torce. Ehi, piano. Pericoloso questi maghi. Allora, qui sicuramente c'è. Oh, piano. Oh, che palle sto qua. Questi devo capire però bene come affrontarli, perché quando attaccano non riesco a evitare il loro attacco. Oh, che bello, un bello zaino. Aumenta di 5 il carico che possiamo portare, quindi adesso i nostri oggetti devono portare 20 unità delle nostre armi e non più solo 15. Una cura, non era una cura, o se lo era molto irrisoria. Vado a destra, così tanto per c'era anche la via di sinistra. Qui c'è una statua che ci indica la strada, dice devi andare di qua, però io non la seguirò ancora perché voglio prima vedere cosa c'è qua su, se ce la faccio. E da notare che ancora non ho usato il dash, eh? Il dash non il detersivo, ma il dash, il... Oh, battutone. Aspetta, qui ci siamo già stati prima. E da dove siamo arrivati? Ah, ok. Quindi, beh, se andiamo di qua, quindi ci tagliamo tutta quella parte lì. Quindi che senso ha avuto andare di là? C'era una via segreta. Forse c'era un'altra. Forse andando giù di là c'è un'altra porzione. Iniziano ad essere complicati sti livelli, eh. Wow. Allora io do per assunto che di là se cado muoio. Cosa serve? È un checkpoint questo? È diverso dagli altri. O forse semplicemente qualcosa che dobbiamo accendere per... Oh! Quindi ma se io cado qui morirò, secondo voi? No, non si morì, c'è un'altra porzione di livello. Però è poco chiaro il gioco in questo. Sti qua con gli spini, ma li posso uccidere? Ok, quello definitivamente quello non era un checkpoint. Direi. Ma probabilmente è un marchingegno della caverna. Proviamo andare. Andiamo di qua. Probabilmente diventano vulnerabili quando si aprono. O no, lo sono sempre. Arca! Allora, aspetta, qui può essere anche che qui ci sia già passato prima. Infatti. La parte bassa. Oh, che simpatia! Aiuto! Sparava qui e le sue stalattiti andarono giù. Non schivano il terreno. Buona sapersi. Ok. Queste stalattiti del... però. Allora. C'è un modo per farle
partire senza. Da correre. Vita, per favore. Queste torce sono importantissime. Allora, aspetta. Probabilmente bisogna far cadere quelle. Non ho. Infatti. Fortuna. Tiè! Muori! Che goduria. Ok. Ah, là c'è un altro di questi. E se finisco le asce qua, ma è un casino. Bravo. Oh, ho fatto un liscio. Scusate, liscio. Molto italiano, però insomma. Ho dato un. Ho evitato quel. Questo ghiaccio non si scioglie. Allora aspetta, devo tentare di capire perché non ci capisco più niente. Qui ci sono già passato o no? Perché è molto probabile che qui io ci sia già passato. Non riesco a ricordarmi. No, non mi ricordo di quel blocco. Adesso provo, proviamo ad andare a buttarlo giù. Vediamo. Ecco. Oh! Hai detto, muori. Ok. Allora, sto blocco servirà a qualcosa, immagino. Forse puoi arrivare lassù. Se ho visto giusto. Ok, e adesso andiamo a adesso provo a spingerlo di qua, vediamo cosa succede. Si può fare, perché non farlo? Ah, ha distrutto il ghiaccio. Bellissima sta cosa. Adesso sono in questa parte acquatica della caverna che mi sta facendo un po' penare. Non vedo l'ora di trovare il power up col doppio salto. Qui c'è. Quante cose interessanti. Allora qui c'è. Probabilmente dovrò trovare un blocco, buttare giù da qualche parte un blocco. Ah, lì ci sono gli stivali. E potrebbe essere anche il doppio salto, visto che stavo comprando. Però vedo che qui manca qualcosa. Probabilmente ci vuole un blocco. Probabilmente cadrà un blocco da là. Dovremo, forse lassù in alto riusciremo a sbloccare. Scusate, ci preparo a sbloccare. Cioè, insomma, trovare un blocco da buttare giù lì, in modo da premere quel tasto. Allora, proviamo, seguiamo l'indicazione della statua gentile e proviamo ad andare di qua. Non è ancora questo. Ah no, aspetta, qua ci siamo stati, c'è solo lui. Ok, non c'è altro, quindi forse. Ecco, possiamo. Adesso mi sono perso, scusatemi, perché anche poi parlando è anche difficile concentrarsi su la geografia dei livelli. Quindi non ho una mappa, non sono riuscito a farmi ancora una mappa mentale di questa caverna che è complicatissima. Aiuto. Ah, qui ci siamo già stati, sono sicuro. Sì. Allora, aspetta, un attimo, fatemi fare mente locale. Allora, io sono arrivato da qui. No, però questi non me li ricordavo. Allora, qui è l'entrata. Lì c'è tutto quel giro lì. Muori! No. Le torce in questo livello sono fondamentali. Allora. Ah, ecco, qui vedi, c'era un doppio. Dimmi che lascia. Oh! Maledetto. No!
Spero che quei meccanismi siano rimasti accesi. Quanto siamo? 10 minuti. Ah, cavolo, è già ora di bloccare, di far finire l'episodio. Un attimo che voglio provare a vedere una cosa. Ah! Ah, ok, sono rimasti accesi, perfetto. Bene Paolo YouTube, direi che per questo episodio, che è il 13 se non ricordo male, dovremmo aver concluso. Proseguiremo nell'esplorazione di questa caverna nel prossimo. Poi mi direte anche se 10 minuti per voi sono tanti o pochi. Per me inizio a sentire, insomma, mi sembra che inizi a essere un po' pochini. Perché in effetti vedo che per ogni episodio faccio un passettino alla volta, però se mi dite che volete degli episodi più lunghi, magari possiamo provare anche a fare il doppio, quindi 20 minuti invece che 10, possiamo anche provarci. Boh, ditemi voi se avete questa volontà. Adesso magari lo chiederò un po' anche su Facebook. Bene, io vi ragazzi vi saluto, vi diamo appuntamento al prossimo episodio che sarà tra poco. Ciao!